Allora, l'ortopedia ai tempi del Covid è cambiata solamente nei percorsi, cioè il paziente ha bisogno di essere più sicuro, più fiducioso nell'entrata nelle strutture, quindi sono cambiati un po' i percorsi di entrata, cioè i tamponi e i controlli che si fanno. Poi, per quanto riguarda la chirurgia di elezione, di chirurgia protesica nel mio caso, ma anche di traumatologia, ma nella mia struttura e penso anche nelle altre strutture, comunque non è assolutamente cambiata, cioè si lavora normalmente come abbiamo sempre fatto in quest'ultimo anno. Che tipo di interventi avete portato avanti in questi mesi? Io mi occupo prettamente di chirurgia d'elezione, anche se la mia casa di cura, che è una delle più grosse diocesi in Sicilia, è una delle poche che si occupa routinariamente e quasi giornalmente di traumatologia. Da parte mia, la chirurgia protesica delle grandi articolazioni si è continuato, si continua e si continuerà a fare. Sempre alla stessa maniera come abbiamo sempre fatto. Stessa cosa per quanto riguarda la traumatologia, dedicandoci anche alle fratture più impellenti, come per esempio alle fratture di femore, in cui noi diamo il massimo nel farlo entro 48 ore del nostro progetto primario proprio per seguirlo. Senta, parlando della traumatologia, sono cambiate un po' le percentuali di accesso in struttura rispetto a, ad esempio ai mesi di lockdown, quando la gente magari andava in giro meno, si era posto in isolamento, oppure invece non più di tanto? La traumatologia segue un po' l'andamento di altre tendenze, cioè nel senso che le persone quando si sta in casa e si è chiusi in casa è naturale che diminuisca la traumatologia. Ci sono meno occasioni di scivolare, di cadere dalle scale, di mettere il piede su un tombino, che è facile per fare delle fratture, facile cosa per fare delle fratture. E quindi indubbiamente quando si è in zona rossa, zona arancione, quando c'è stato il lockdown, c'è stato un calo di percentuali di traumatologia, ma questo sia in tutte le strutture.